Allora, buonasera e buonasera a tutti. A me fa molto piacere, come gli amici dell'ANAC sanno, presentare una volta all'anno questi percorsi di cinema. Massimo Sani in particolare, Alessandro Rossetti e gli altri che hanno organizzato queste cose. E sono vari anni che intervengo e vedo sempre un pubblico che riempie questa sala e vedo sempre dibattiti molto vivi, molto accesi attorno a questi registi. E l'ANAC è l'Associazione Nazionale Autori Cinematografici. Beh, in questo caso mi sembra che la nozione di autore nei confronti di Soldini sia veramente appropriata. Come sapete c'è un grande dibattito sull'autore, cosa vuol dire autore, l'autore è un artista, la fine dell'autore, no? L'impossibilità di parlare di autorialità, eccetera. Ma io credo che in questo caso, a differenza di molti altri della sua generazione, che sono magari dei registi di grande talento, eccetera, si possa parlare di, poi mi dirà anche cosa ne pensa di se stesso Silvio, ma si possa parlare di un autore, cioè di un regista che ha un suo mondo preciso, personale, un suo universo e anche una sua cifra stilistica molto precisa. E credo che Silvio questo lo abbia dimostrato in tutto il suo percorso, appunto nei suoi percorsi di cinema, mi riferisco ovviamente al gioco di parole e con la manifestazione dell'ANAC. Io conosco Silvio da tanti anni, da una manifestazione che c'era una volta e che si chiamava Filmmaker, avveniva all'inizio degli anni 90 a Milano, organizzato dalla provincia di Milano, questo festival un po' strano che invitava i giovani a produrre. E dimostrò il talento di alcuni giovani registi, ma non soltanto registi, anche sceneggiatori, direttori di fotografia. Uno era Silvio Soldini, c'era un direttore di fotografia giovanissimo che si chiamava Luca Bigazzi, c'erano altri registi che si chiamavano Chico Stella, Giancarlo Soldi e altri. Beh, quella secondo me è la nascita, io ne ho anche scritto in un libro sul cinema degli anni 90, quella secondo me è la nascita del cosiddetto nuovo o nuovissimo cinema italiano, cioè quello che ha causato un ribaltamento di valori, che non ha fatto più parlare di una crisi del cinema italiano, ma ha fatto pensare a un rinnovamento del cinema italiano. C'erano nuove generazioni, c'era un modo nuovo di pensare, un nuovo modo di guardare la realtà, c'erano anche dei modi produttivi locali. C'era un gruppo milanese, c'era un gruppo napoletano, quello di Martone, c'era un gruppo padovano, quello di Mazzacurati, e così via. Insomma, c'era anche una dislocazione diversa degli autori e dei modelli produttivi in Italia. Credo che Silvia l'abbia dimostrato anche nella sua storia produttiva, ha fondato una società di produzione, erano gli anni in cui si potevano fare piccole società di produzione indipendenti, la Bilico Film, che poi si chiamò Monogatari in omaggio al cinema giapponese, immagino. Volevo partire però dalla considerazione, e questa è anche una prima domanda, dalla considerazione che Pani e Tulipani, rispetto alla filmografia di Soldini, viene sempre considerato una svolta, cioè un cambiamento. Silvio è sempre stato, e mi ricordo lui si arrabbiava anche qualche volta, sempre stato considerato un po' algido. Vedo che anche nella biografia si ritrovo
Giulia in ottobre, una Milano algida e ostile, insomma l'aggettivo algido, cioè di una, di uno, come dire, un po' freddo, con uno sguardo freddo, molto formalizzato, nel senso buono, cioè credo che Silvia abbia sempre avuto un'attenzione maniacale all'inquadratura, alla forma, con la fotografia di Bigazzi, la foto, come il modo come inquadra la Milano dei suoi primi film, eccetera. Invece questo film, Pane e Turifiano, è un film caldo, l'avete visto, il tango finale argentino, i rossi, i fiori, è però veramente un film caldo, pieno di speranza, pieno di ottimismo, si ride, si sorride, eccetera. Allora, mi piacerebbe partire da questa considerazione, se lo senti un film di svolta e come è avvenuto questo passaggio alla commedia, seppur diversa. Certo che la commedia di Pane e Tulipani non è la commedia ridanciana, non è la commedia facile, non è la commedia neanche del cinema carino, perché è un film invece molto profondo e che è leggibile con significati molto profondi. Ma sentiamo un primo intervento di Silvio, che naturalmente ha detto delle cazzate, ma insomma... Prego, Silvio. No. Sì, io credo che sia a posteriori, soprattutto lo sento come un momento di svolta, perché tanto perché è la prima volta che mi sono cimentato con un film che fosse una commedia. Avevo da qualche anno, mi ronzava da qualche anno in testa questa idea di provare a fare un film più leggero, di avere uno sguardo più diverso, più ironico sul mondo, sulla vita, sui personaggi, di lavorare sui personaggi nel modo in cui si può lavorarci in una commedia, che è diverso da un film drammatico. Mi ricordo già mentre giravamo Un'anima divisa in due, cioè nel 92, perché il film è del 93, quello con Bentivoglio, che una sera ne parlavo con Fabrizio, forse dopo aver visto un film di Caurismachi, cercare di andare un po' in quei territori lì, quindi lo sguardo sui personaggi di quel genere, senza fare né una commedia italiana, né una commedia stupida, eccetera, eccetera, e vuota. E poi però questa idea ha dovuto rimanere lì un pochino. Io sono un po' lento in queste cose qui, per cui allora, ha dovuto sedimentare un po', e lentamente, dopo aver fatto le acrobate, ho deciso che forse, dopo aver fatto le acrobate, io ho già letto, mi aveva fatto leggere Doriana Leondef, il libro di Agota Cristo, Fieri, che mi era piaciuto molto, e per la prima volta ho avuto voglia di fare un film da un romanzo. E quindi ho opzionato i diritti. E ci siamo messi anche a iniziare a scrivere una specie di trattamento, tratto insomma ci stavamo cominciando a lavorare, e poi un giorno ho detto a Doriana, senti, io però, non so, in questo momento credo che sia il momento giusto per andare a fare una cosa un po' diversa, invece di andare a fare una cosa ancora più drammatica di quello che avevo fatto finora, provare a fare una commedia. Ci siamo messi a guardare un po' di commedie, due commedie di Bergman, vecchissime, qualcosa di Almodovar, qualcosa di Caurismachi, boh, non mi ricordo. Ci siamo presi una settimana in cui abbiamo guardato un po' di film, e finché un giorno, ragionando su un possibile inizio di una storia, eccetera, Doriana è venuta l'idea base dell'inizio di questa storia, cioè una donna dimenticata in un autogrill dalla famiglia, e che subito ci ha fatto... ci ha intrigato, e lì siamo partiti, abbiamo inventato questo personaggio, perché i due elementi che avevamo all'inizio erano film tendente alla commedia e Licia Maglietta, con cui volevo fare un personaggio molto diverso da quello su cui avevamo lavorato nelle acrobate. L'avevo vista anche a teatro, l'avevo conosciuta meglio, eccetera, avevo capito che aveva delle possibilità nella commedia, non era mai stata utilizzata nel cinema. E quindi abbiamo scritto questa storia pensando a lei, tutti gli altri personaggi non sapevo chi sarebbero stati, neanche Bruno Ganz, che era già tutto scritto proprio sulla carta, e adesso vado un po' a ruota libera, non sto ricevendo proprio la tua domanda, però mi viene fuori la storia di questo film a poco,
Bruno Ganz è stato arruolato dopo, proprio durante il casting, quando, proprio in un momento in cui iniziamo a pensare che forse era giusto che non fosse italiano questo personaggio, che sarebbe stato bello che fosse uno straniero che aveva imparato l'italiano con l'opera, che esistono questi personaggi, quindi hanno questo modo di parlare, perché questo cameriere era nato così. Io avevo avuto due episodi in cui ho incontrato due personaggi. Uno era veramente un cameriere in un ristorante a Milano che, ironizzando, però aveva un modo di parlare fantastico, come ti spiegava le pietanze, eccetera, usando dei termini, e gli piaceva molto questa cosa qua e faceva anche dell'ironia su questo. E dall'altra parte avevo conosciuto invece un fonico in Svizzera facendo un lavoretto che dava dell'E a tutti. Il primo giorno io gli ho detto, vabbè, ciao, come ti chiami, eccetera. Ho detto, io guardi, se non le spiace io darei del lei, perché non mi piace, insomma, anche in questo lavoro tutti si danno del tu, ma a me piace dare del lei. Vabbè. Quindi ho fatto un passo indietro e tutti gli abbiamo sempre dato del lei. Addirittura un giorno è arrivata una bambina di 8 anni a fare una scena e lui diceva, se per favore si può spostare un po' più in lì, cioè, a dei livelli veramente un po' esagerati. Però queste due cose qua alla fine sono in qualche modo confluite in Fernando, che è venuto fuori fin dall'inizio con questa caratteristica di parlare in questo modo. E poi un giorno, mentre giravo un documentario, ero in un campo rom, con un documentario che ho fatto in collaborazione con Tabucchi. Rom Tour. Ero in un campo rom a Firenze, mi è arrivata una telefonata del mio agente, Gianni Anton Angeli, che mi ha detto, oh Silvio, ma hai letto La Repubblica? Dico, no, sto facendo un documentario, sono in un campo rom. Questo nome, ah, corri a comprarla, perché c'è un'intervista di Ganz dove parla di te. A fine giornata sono andati a comprarla e lui gli chiede l'ultimissima domanda, sai, classico di queste interviste, gli chiedevano con quali registi gli piacerebbe lavorare, lui faceva due nomi, tra cui il mio. Cosa, quanto strana, perché io non pensavo Bruno Ganz avesse visto dei miei film, ne ho fatti 3 fino a quel momento. Allora l'ho contattato e sono stato a Zurigo a trovarlo, gli ho raccontato un po' questa storia, gli è subito piaciuta. È molto attaccato comunque lui all'Italia, all'italiano, perché sua madre era italiana, lui è svizzero. L'italiano non lo parla così nella vita. Questa non, non in rima. Per non lui in era rima, come imparare una poesia, quindi quando la imparava proprio non c'era più niente, non potevi toccarne anche una virgola, era così, punto. Quindi bisognava stare molto attenti quando imparava il dialogo. E poi la cosa curiosa di questo film è che è andato tutto molto semplice, sia la scrittura, la fase della scrittura, la fase produttiva in cui abbiamo cercato i soldi e li abbiamo trovati. È andato tutto di una semplicità pazzesca, non so perché, cioè come, sai quando ci sono dei progetti che nascono così, al contrario dell'ultimo che invece è stato tutto un macello, una fatica pazzesca. Sono andato sia alla RAI che all'Istituto Luce, ho detto vorrei fare questo film qua, è una commedia, chi sono gli attori? Licia Maglietta e Bruno Ganz, che è proprio attori da commedia, non è che lo erano. Licia viene dal teatro, no? Sì, ma comunque era conosciuta come attrice drammatica, non parliamone di Bruno Ganz. Quindi pensavo già che su lì avrei dovuto lottare, eccetera. Invece si è detto, va bene, facciamola, dai, la storia è carina, via. Ed è così, è nato molto, mi ricordo il primo giorno sul set, un giorno non ero abituata a fare film in cui si ridesse. Il primo giorno sul set abbiamo fatto forse una delle primissime inquadrature. Era quella in cui Giuseppe Battiston segue lei che con gli stivali va a casa e lui dietro con gli zompetta che sembra una specie di gatto silvestro gonfiato. Io non, cioè, mi sbellicavo dalle risate, dovevo stare così rotolandomi sotto la macchina da presa, però pensavo tra me, ma cosa sto facendo? È un cartone animato, cioè, ci ho messo un po' a abituarmi. Ecco, a me piacerebbe capire, questa svolta deriva anche da un tuo
cambiamento umano, nel senso di un tuo approccio alla società, perché c'è i primi film e alcuni altri, Brucio nel vento per esempio, fanno intravedere una certa rabbia o se non una rabbia, comunque uno sguardo sulla complessità della realtà, della società italiana, del mondo occidentale, del mondo, l'aria serena dell'Ovest appunto, del mondo in cui viviamo. A un certo punto c'è la leggerezza che tu dici di usare, che non è la carineria, non è il cinema carino che abbiamo visto negli anni Ottanta, ma è invece proprio la leggerezza in maniera calviniana, no? Dico le lezioni di Calvino, l'elogio della leggerezza. Ecco, questo corrisponde a un tuo momento diverso della vita, oppure a un tuo modo diverso di giudicare la realtà e di intervenire in questa realtà? Boh, forse un po' di tutte e due. Ho seguito sempre di film in film molto l'intuito e così un'esigenza non ben precisa, non sapendo bene da dove arrivava, di fare qualche cosa. Ho seguito sempre quello, perché poi la mia paura più atroce è sempre quella di arrivare dopo un anno che stai lavorando su un progetto e dici: ma perché sto, perché sto facendo questo e non un altro? Per me sarebbe una tragedia, quindi cerco sempre di non forzarmi mai e di seguire quello che in quel momento lì mi viene da seguire, da fare. E c'era questa cosa di provare a raccontare il mondo e inventare dei personaggi diversi, un po' più spinti verso la commedia, e di giocare anche, forse proprio una voglia di giocare con una storia, con personaggi e con il cinema, che prima non mi ero mai permesso. So, come una parte di me che avevo tenuto un po' a bada. Poi ci sono dei momenti nella vita in cui invece hai voglia di lasciarla un po' più libera e lasciarla uscire. Ma mi ricordo per esempio quando uscì Baghdad Café di Percy Adlon, io ho visto due o tre film suoi prima. Erano delle cose micidiali, cioè, in confronto ai miei. E poi invece, quelli erano proprio film crucchi, tedeschi, rigorosissimi, noiosi e serissimi. Poi improvvisamente ha fatto questo Baghdad Café con Marianna, non mi ricordo più, ha fatto quell'altra, Rosemary, Ghost Shopping, non mi ricordo più. Ha cambiato registro completamente, però non è... Alla fine, cioè, parlo di lui perché è più facile per me come spettatore parlare di lui, non è che i suoi film poi successivi non fossero impegnati nel rapporto con la realtà, non avessero comunque uno sguardo critico, uno sguardo che andava a scandagliare, ad analizzare, è solo un diverso tocco, un diverso stile e sguardo proprio sul mondo, sulle cose. Quindi dopo, per questi primi tre film, L'aria serena, Un'anima di esempio e L'acrobate, che sono venuti fuori tutti con tre titoli che iniziano per A, non so perché, mi sembrava una trilogia, quando me ne sono accorto, delle tre A, ho detto vabbè, voltiamo pagina e facciamo la B, no, la P. La P. E allora Pane e Tulipani, poi c'è stato Brucio nel vento, che... di cui ho già opzionato i diritti, che forse è il film più drammatico che ho fatto. Poi sono tornato alla... drammatico letterario, eccetera, però anche quello è assolutamente un film non realistico. Lo sa bene Paola, perché è stato un problema dare questa sensazione di senza tempo, perché non si capisce se sono gli anni 70, 80, 90, si capisce che siamo alla fine del Novecento, però insomma non si capisce bene dove siamo. All'ovest, ma dove? E poi c'è l'est, ma dove? Tutto un po' così sospeso. E ha comunque un rapporto con la realtà di non realismo, più sollevato. Sono tre film, Pane e Tulipani, Brucio nel vento e Agatha la tempesta, che è l'altra commedia che ho fatto, ancora più surreale della prima, che sono sospesi sopra la realtà, tre film che inventano un loro mondo. E dopo questi altri tre film, sempre seguendo queste cose, ho avuto voglia di in qualche modo di prendere la macchina da presa e di buttarmi nella strada, insomma, buttarmi nel nostro mondo e di cercare una storia lì.
con Giorni e Nuvole, che però ha sempre una linea sottile di ironia, no? La stessa scelta di Antonio Albanese, pur in sei il primo che mi dice che c'è dell'ironia. Insomma, quando fai fare una battuta, quando se ne va Alice Antonio Albanese, guardando quasi in macchina, dice: Alice non abita più qui. Se non è quella, ironico, è autoironico, è autocitatorio. Sì, nessuno sa che cos'è Alice non abita più qui. Vabbè, noi lo sappiamo. Vabbè, senti, non voglio interrompere, parlavi prima di Paola Bizzarri. Allora, credo noi con gli amici dell'ANAC, eccetera, siamo convinti che un autore poi ha un suo universo autoriale grazie anche ai collaboratori artistici, no? Quanto deve Silvio Soldini all'occhio di Luca Bigazzi, alla fotografia di Luca Bigazzi. Io credo che... adesso ti interrompo perché tocchi un argomento che mi è molto caro. Però perché io volevo andare a finire su che anche la scenografia in questo film e nel suo cinema è importante. Io credo che cioè proprio di film in film sempre di più per me è quasi più importante il viaggio del percorso del risultato finale. Dico questo esagerando, nel senso che mentre magari nel primo film, La Resserena dell'Ovest, o anche i film precedenti, Paesaggio con figure, questi film qua, ero molto attento a cercare il mio film, a magari a ispirarmi a delle inquadrature di qualcuno, a fare uno storyboard in cui fosse tutto pensato, eccetera, eccetera. Lentamente mi sono più sciolto. E adesso, già da prima, però adesso francamente... sono sicuro che la parte centrale di questo viaggio, che sono le riprese, è quella che a me mi fa godere di più. Cioè, me la godo proprio perché lavoro con delle altre persone. Non lavoro da solo, sennò non farei questo mestiere. Credo che chi fa questo mestiere deve essere capace di lavorare con gli altri. Di film in film si impara, si impara anche a sceglierle. Se si trovano quelle giuste, si impara a tenersele care, al di là anche a volte delle loro capacità professionali. E basta, non esistono solo quelle, esistono anche le doti umane, esiste anche il lavorare bene insieme, esiste anche la capacità di creare un gruppo all'interno del quale scorre tutto, scorre l'energia, perché poi è così, deve accadere quello, deve scorrere un'energia che tiene insieme tutti e che fa sì che tutti possano mettere il loro contributo, ma non solo i capi reparto, cioè, perché a volte un'idea può venire anche dall'attrezzista o può venire addirittura dall'elettricista, quando le cose funzionano bene, è l'elettricista che dà l'idea al direttore della fotografia. E allora questo è bello, è la cosa più bella di questo mestiere per me, oltre al fatto di raccontare le cose che mi premono. Però avere a che fare con gli altri è imparare e lavorare insieme. Quindi nessun film che ho fatto sarebbe quello che è. Cioè, Pane e Tulipani, se non ci fosse stata Paola, la scenografia sarebbe un altro film. Ma di sicuro, proprio un altro. E infatti, questa voleva essere la domanda. Io sono convinto che tu sia uno in particolare che usi... degli attori. È brutta la parola usare. Comunque che metti attorno una squadra che funziona, si capisce che è una squadra di amici, perché se non sbaglio anche la musica, Giovanni Venosta viene da lontano, no? La collaborazione con Giovanni Venosta, eccetera. Quindi era un modo anche per dare la parola a Paola Bizzarri, che io amo in particolare perché fa parte anche in piccolo anche della mia carriera. Ho avuto il piacere di lavorare con lei e quindi so come lavora Paola Bizzarri, con quale dedizione al film, a ogni film. Mi piacerebbe capire qual è l'apporto di Paola Bizzarri in questo film, soprattutto in questo film che è un cambiamento da un punto di vista stilistico. Il cambiamento stilistico non è soltanto la commedia, è il colore, è il calore, è la scelta diversa dal punto di vista degli ambienti, del trucco, del costume, che magari non dipende direttamente da te, ma anche il trucco e il costume immagino che viene influenzato dalla scelta delle location e delle ambientazioni. Beh, per me questo è stato il primo film con Silvio,
più vicino, sì. È stato il mio primo film con Silvio, ci siamo conosciuti in quell'occasione. E ci abbiamo messo un pochino a conoscerci, perché venivamo da una serie di esperienze, direi, diverse. E, però in realtà, proprio, diciamo, superato il periodo della preparazione, dove è un periodo dove ci si confronta, ci si provoca a vicenda in senso positivo, diciamo, si scopre nelle diverse personalità, nell'approccio al lavoro. Poi è diventato un lavoro, direi, molto facile, perché abbiamo trovato quasi immediatamente una sintonia, un modo di spesso lavoriamo un po' sulla provocazione, credo, un po' sul fatto di giocare a rimpiattino con le idee, un po' Silvio mi modera ogni tanto e io ogni tanto provoco, però insomma nel un modo di ricercare insieme un linguaggio visivo che di film in film cambia completamente, perché se Pane e Tulipani era una commedia un po' sospesa, un po' surreale, Brucio nel vento in particolare era un film molto monocromatico nella scenografia, era un film che voleva essere un po' un realismo magico da un punto di vista di immagine, senza tempo, assolutamente onirico, nella sua forma di realismo però onirico, mentre Giorni e nuvole è un film realista, diciamo più realista, forse il più realista che abbiamo fatto. Quindi è molto stimolante per me lavorare con Silvio, a differenza a volte di altri registi che spesso parlano un linguaggio, in ogni film hanno una variazione dello stesso tema. Silvio dà sempre la possibilità, ed è un po' la sua caratteristica, di non fossilizzarsi mai su un linguaggio, ma di in ogni film cercare un linguaggio diverso, un modo di rappresentarlo diverso. Quindi in questo senso è stato ed è per me uno dei registi che più mi stimola e con più poi mi trovo in sintonia, perché questo modo di ricercare sempre una diversità, un modo diverso di raccontare, sempre in relazione a un testo diverso, che per noi scenografi poi è fondamentale, la sceneggiatura, perché non è che lavoriamo così indipendentemente, non è che rappresentiamo qualcosa così, ma dobbiamo sempre trovare un modo di interpretare una storia. In questo senso lui è uno dei registi più stimolanti per quanto mi riguarda. Io ho l'impressione. L'impressione. La mia impressione è questa quando lavoro con Paola, che mi fa impazzire, che lei gli do la sceneggiatura da leggere, lei se la legge un paio di volte e poi inizia a parlare del film e lei c'ha già tutto in testa la sua idea del film. E quindi te la impone. Cioè. Subito, allora comincia a far avanzare, a dire ma quella cosa lì è così, quell'altra cosa lì è così. Oppure mi fa vedere una cosa, un luogo assurdo, dico ma Paola, ma c'è scritto queste... però ho pensato, intanto mi osserva per cercare di capire. Però cosa qualche volta ha funzionato. Ha imparato già il Piano Tulipani, perché se lui mi diceva ma tu cosa, come te la vedi quella cosa lì? Io dicevo, boh, non lo so, fammi tu delle proposte, cerca di capire. Beh, senti, ma allora, posso dire una cosa, cioè, in Pane e Tulipani io vi faccio vedere degli esterni, degli interni, cioè qui vorrei fare questo, e lui stava zitto, un giorno sono entrata in crisi, ho detto forse non sono la persona giusta per te, perché, dice perché, io penso, e un giorno mi ha detto, sì, tu mi dici che trasformi tutto, ma se poi non mi piace, se poi non ti piace... Perché io prima avevo fatto solo film in cui quasi niente era trasformato, cioè sia la Rassegna Love, sono Animate 2 e le Acrobate, sono film che in qualche modo l'intervento scenografico era minimo, e sì c'era magari qualche intervento per arredare, ma i luoghi già venivano cercati per come andavano bene, per come erano, punto. Poi è con Paola che ho cominciato, che ho imparato a ragionare nei termini, sì, quello va bene, però manca quella cosa lì, per cui gli aggiungiamo il fioraio, possiamo farlo lì, però è un po' piccolo, eccetera, poi non si nota, aggiungiamoli fuori un affare di metallo, di vetro che lo fa uscire.
Ma non avevo mai pensato in questi termini. Avevo sempre più pensato in termini documentaristici, diciamo. Con lei ho imparato a pensare in altri termini, cioè ho imparato a pensare alla scenografia. Prima avevo pensato solo all'arredamento, diciamo. E sempre restando su Paola, quali erano i tuoi modelli? Cioè io mi colpì, mi ricordo, te lo dissi anche Silvio, in questo film c'era addirittura un po' di Almodovar, che uno se pensa a Soldini certo non l'associa ad Almodovar, eppure c'era certo calore, questi rossi, questo calore, non a caso finite con l'Argentina, insomma comunque con Latino America, la Spagna, c'era questo modello, c'erano altri modelli di commedia a cui hai fatto riferimento? Ma in realtà spesso quando inizio un film tutte quelle le immagini, sia di pittori sia immagini che mi sembrano che hanno una relazione col film, anche se a volte non so perché, però le assemblo. E, insomma, nel parlare, nel discutere, vedendo anche come prosegue il film, cioè, insomma, il film si costruisce insieme, quindi non è che ho seguito un vero modello, ho seguito degli artisti a volte in alcune situazioni, ma però è sempre un lavoro di atmosfera, che non è che è solo un lavoro di atmosfera, di immagini, ma a volte anche di romanzi, di immagini che mi vengono date, suggerite da romanzi, dalla letteratura, da altre cose, anche da immagini che vedo per strada, da situazioni. Quindi, diciamo... Però spesso delle immagini, delle fotografie di quadri, piuttosto che fotografie di altro, eccetera, servono come... materiale per capirsi tra me e te, sì. No? Cioè, per spesso esempio, mi ha fatto vedere delle cose per dirci, io pensavo per la casa di lui, è in Agatha la tempesta di questo tipo, e mi faceva vedere un quadro astratto, dicevo sì, vabbè, sì, però no, io a me vado a nozze con quelle cose lì, perché finché si parla così, si vede niente. Cominciamo al pubblico. C'è sì. Massimo che rompe il ghiaccio anche da una parte del pubblico. Domanda a Paola Bizzani. Mi ha molto colpito quello che ha detto sulla concezione scenografica, appunto, nei rapporti col regista e con la trasformazione, appunto, di certe situazioni. Io qua ho visto una Venezia completamente nuova, devo dire. Insomma, mi sono rimasto talmente rapito da questa visione di Venezia, niente affatto turistica, niente affatto convenzionale, niente affatto, diremo, nella tradizione di una Venezia strumentale. Ecco, anzi, è stata trasformata Venezia negli ambienti interni, nelle possibilità di sequenze all'esterno. Una città nuova per me, credo per tutti quelli che hanno visto questo film. Come è nata questa trasformazione di Venezia e perché Venezia nel film? Perché Venezia nel film lo dovete chiedere a Silvia, perché sì, la scriveva Venezia. Doveva rispondere Doriana anche. Comunque Venezia è venuta fuori per il fatto che a un certo punto lei veniva all'inizio del film, veniva abbandonata da questo autogrill, prende l'autostop, scopre di avere 24 ore per lei, e le case erano due: o andava a casa oppure ci siamo chiesti dove potrebbe voler andare questa donna, che praticamente non è mai uscita dalla sua provincia, è sempre stata dentro il suo mondo, eccetera. E ci è venuto in mente Venezia, dove non è mai stata, ha visto delle cartoline, come fosse un altro pianeta. Così è venuta fuori l'idea di Venezia. Poi siamo andati a vedere com'era Venezia. Ma è venuta fuori così Venezia, cioè è venuta fuori per quello che è Venezia in Italia e nel mondo, non perché Venezia è fatta in quel modo lì. Addirittura nella prima stesura della sceneggiatura noi ci immaginavamo neanche che le andasse, cioè ci immaginavamo che arrivava a Venezia, ma poi che tutta la parte dove è ambientato il film, dove lei vive, le strade che attraversa, i vicoletti, tutte quelle robe lì, il ristorante di Fernando, eccetera, non fosse a Venezia, ma fosse a Mestre, perché pensavamo che a Mestre ci fosse un quartiere operaio, eccetera, in cui tutto questo fosse più semplice da trovare. Poi successivamente siamo andati, io e Doriana Leonde, tra la prima e la seconda stesura, a fare un giro a Venezia, e ho chiesto a un amico di un amico, che è uno scrittore, si chiama Roberto Ferrucci, di Venezia, di accompagnarmi, ci ha accompagnato un giorno e ci ha fatto vedere dei luoghi, e mi ha detto, cavolo, ma è qui che deve essere girato il film, non a Mestre come pensavamo noi.
perché anch'io non l'ho mai visto quella Venezia lì. Poi è arrivata Paola, vabbè, lei ha proprio fatto come quei pescherecci con la rete. Quella piantina che si vede di Costantino dentro nel barcone, eccetera, in realtà era la sua. Cioè lei aveva rastrellato Venezia, così, tutto. Cioè in un mese l'ha praticamente ribaltata. Comunque era una ricerca, tanto vabbè, ovviamente di una Venezia non turistica, ma soprattutto di una Venezia, direi metafisica, quasi de chirichiana, diciamo. Anzi, in alcuni casi abbiamo anche un po', anche se poi sono cose che il pubblico non vede, però non so, a Venezia ci sono queste righe bianche per terra, io le ho moltiplicate in molte scene perché mi piacevano proprio come geometria, come percorso, come il ring quando i due personaggi si rincorrono, l'ho fatto con la farina. Però insomma è la necessità di trovare, di fare che quel posto è il posto della nostra storia. Io credo che la scenografia è la scenografia o un film di solito è uno sguardo con una lente di ingrandimento su una storia in qualche maniera, un po' così cerco di interpretarlo con le immagini, insomma, è come vedere una storia al microscopio, insomma, vederla un po'. Ecco, volevo chiedere alla sceneggiatrice se l'atmosfera di Venezia è... Avremmo confuso sceneggiatura con scenografia. È normale, non c'è problema. Infatti. Se ha tratto un po' ispirazione dalla Venezia di Josip Brodsky, in quel libro Il Fondaco di non mi ricordo che cosa. Ma in realtà no, non ci ho pensato. Onestamente non ci ho pensato in quel caso. Diciamo la scelta, diciamo, di quello spazio, di quel luogo era, ci piaceva molto l'affaccio sulla piazza e quindi abbiamo fatto in modo che il luogo diventasse uno spazio possibile per stare su quella piazza, come spesso facciamo, perché anche la libreria di Agatha la Tempesta, in realtà volevamo quel rapporto con l'esterno, lo spazio era uno spazio, direi, abbastanza orrendo, stretto e lungo, difficile scenograficamente, però era talmente importante il rapporto interno-esterno. Beh, anche questo fioraio qui era una specie di buco. Sì, era un buco che abbiamo allargato, ma spesso è importante il rapporto, scegliere anche col rapporto con l'esterno, perché soprattutto in queste storie dove i personaggi entrano e escono, è un peccato poi... rinunciare a un esterno che è significativo per il film, ecco. Infatti io praticamente mai ho girato gli interni altrove. Questo film è stato girato interamente a Venezia, anche gli interni, e questa è una scelta produttiva che poi ha gravato anche su di me, perché io lo producevo in parte questo film con la mia società, mi ha sforato chiaramente di 300 milioni di allora. Se non andava bene non sarei stato qui oggi, avrei cambiato mestiere. Però è stato importantissimo anche, ma oltre a questo rapporto interno esterno, oltre al fatto che proprio per il film è importante, ma è importante secondo me anche per tutti coloro che stanno lavorando, per gli attori, eccetera, cioè dividere in due l'esperienza e fare gli esterni da una parte, poi vai in studio a Roma e giri gli interni, sarebbe stato molto, molto diverso. Chiaramente non puoi più avere questi rapporti, ma allo stesso tempo è stato come se tutto in là anche si è creata un'atmosfera tra di noi che poteva crearsi solo là, perché Venezia comunque è una città stramba, è particolare, è surreale anche. Cioè andare la mattina a lavorare attraversando Piazza San Marco, io la mattina alle 8, ogni mattina dicevo ma dove sono? Cioè, sembra di sognare, arrivi sul set in un altro modo che arrivarci dalla Tuscolana, no? Credo che con le città deve scattare comunque una specie di, dico una parola grossa, di innamoramento da parte di un regista, nel senso che devi, è un po' come quando fai un casting per gli attori, i protagonisti, eccetera, ti devi un pochino innamorare di loro per interpretare quel personaggio, allo stesso tempo ti devi un pochino innamorare di una città
dove puoi ambientare una storia, soprattutto per un tipo di cinema come quello che faccio io, che credo che sia molto, poi va proprio a ciucciare dalla città e dal paesaggio che c'è attorno. Non è, io ogni tanto si vedono dei film dove dici, vabbè, se quel film lo prendeva da là, invece di ambientarlo a Roma, lo ambientava a Bologna, era uguale, non è che ci sia... Perché vedi talmente poco degli ambienti e cose, vedi che non c'è un tentativo di raccontare anche un luogo. Nel mio cinema io non riesco, cioè per me il cinema è anche raccontare dei luoghi. E quindi succede anche che col cinema esaurisci dei luoghi. Per esempio io adesso a Genova non potrei andare più a girare un altro film. Forse fra 3, 4, 5 film ci posso andare, ma adesso no. È un po' esaurita. A Milano non ci sono più tornato da anni e forse col prossimo ci tornerò. Ma l'ultimo film che ho girato là è del 93, ed è Un'anima divisa in due. A metà film Bentivoglio scappa con la Zingarella e partono per Ancona. Da allora parte un cortometraggio di 10 minuti, non ho più girato niente, un documentario o due, non ho più girato niente perché non... Perché tutto quello che ho fatto prima ho girato solo a Milano, ho proprio voglia di cambiare. E questo cambiare è anche una voglia di cercare nuovi paesaggi, ma anche nuove storie, nuovi personaggi, insomma, aria. Io vorrei aprire altri, qualche altro argomento. Per esempio, nonostante questo film sia un film di svolta, però se uno va a vedersi i tuoi film trova delle... ossessioni ricorrenti, cioè trova delle inquadrature, delle situazioni, non so, mi viene in mente lei in autostrada all'inizio che sull'autogrill mi rimanda a Giuro in ottobre, ci sono certi modi di inquadrare che sono soldiniani, ecco, ovviamente questo lo dice il critico e forse non lo puoi dire tu, però mi piacerebbe che ci dicessi qualcosa sul tuo modo di inquadrare, che tu sei rispetto alla tua generazione quello che ha più mi viene da dire gusto dell'inquadratura, è una parola brutta, ma insomma più rigore nell'inquadrare una porzione di realtà, il modo con cui inquadri gli attori, il modo in cui inquadri il paesaggio, il modo con cui inquadri la città, che è molto non formalista, che sarebbe negativo, ma formalizzato, molto rigoroso, come se ogni inquadratura fosse un fatto non casuale. E l'altro elemento su cui mi piacerebbe rispondessi è la figura della donna, cioè oggi si usa la parola gender, no? Tu da Giulia in ottobre, la Giulia del protagonista del film, ha un'anima divisa in due, la ragazza Roma, ha le acrobate con quella bella metafora della statuina, no? Questo equilibrio precario in cui sono tutti, no? Le acrobate è una statua del museo dove c'è queste due donne in equilibrio assolutamente precario, che forse è un equilibrio precario delle tue protagoniste, come la Alice Maglietta di Pane e Tulipani, come la protagonista di Agatha e la Tempesta, allora, oppure come la Margherita Bui che è alla ricerca di se stessa sino a scoprire quell'affresco finale. Allora, la figura, queste due cose, inquadratura e donna come centrale nella tua ricerca, cosa mi dici? Il motivo per cui faccio questo mestiere forse è proprio l'inquadratura, nel senso che i film che ho amato, mentre prima, durante, dopo che decidessi di fare questa scuola per provare a fare questo mestiere, sono tutti film. Alla fine l'autore che ho sempre amato di più in Italia è stato Antonioni, perché è l'autore che dava un segno molto preciso con ogni inquadratura dei suoi film. E cioè, quando ho visto La notte, l'eclisse, l'avventura, eccetera, sono rimasto scioccato. Ed è quello che mi ha portato a fare questo mestiere, e quindi quello è quello che me lo porto dietro come eredità, non so come dire. È difficile, anche se ci combatto, perché l'ultimo film è girato tutto macchina a mano, non è la ricerca della... Cioè, molto diverso lo stile della Resena dell'Ovest di Giorni e Nuvole. Anche Pane e Tulipani è diverso dai film precedenti, insomma. Anche la macchina a mano è ostile, d'altra parte, no? Sì, certo, però mi piace che non sia così evidente questa cura, non mi piace esibirla, questa cura della bella inquadratura, eccetera. Può esserci esibita in qualche modo in un punto preciso, perché lì funziona, ma se no
cioè i film dove c'è il regista che dice guardate come sono bravo a fare questo piano sequenza, questa inquadratura, a me proprio mi buttano fuori dal film, dalla sala proprio, vado a pensare ad altro, quindi quello non è, deve essere nascosto, deve essere sotto, però deve l'effetto di quell'inquadratura deve arrivare. Per esempio in una sequenza dell'inseguimento, no? Quando si incontrano, c'è questo incontro un po' stile western, con le cose, con le righe bianche a terra disegnate con la farina di Paola, poi a un certo punto lei scappa, lui se ne accorge e la segue, noi rimaniamo lì, con la valigetta a terra, in questa piazza vuota, fino a quando proprio sono spariti, cosa assolutamente inusuale in un inseguimento all'americana, no? Dopodiché ci sono 3 inquadrature fisse, come se non ci fosse nessuna enfasi, come se fosse la città che li guarda mentre loro attraversano, c'è una panoramica a un certo punto, ma una panoramica proprio, non c'è nessun dettaglio, niente, non c'è niente che enfatizzi questa cosa, è tutto come guardato, come se Venezia guardasse questi 2 poveretti che corrono come dei cretini nelle calli, e questo da credo porti all'ironia. Poi io sono convinto che ogni immagine, e l'ho imparato dai film di Antonioni, ogni immagine serve per raccontare una storia, ma allo stesso tempo ogni immagine racconta qualche cosa in sé, cioè racconti per immagini ma racconti anche delle immagini, e spesso quelle immagini sono quelle che ti rimangono in testa poi per 10 anni, ti dimentichi tutta la storia ma ti rimane quell'immagine di lei alla finestra, quell'altra immagine, no, di lui che passa con la fisarmonica e il cane che fa la pipì sul muretto, piuttosto che ti rimangono delle cose strane. C'è però un cane quelle, che fa la pipì sul quella muretto, è la cosa bella, pane e tulipani alla fine, quella è la cosa del cinema, ti rimangono delle immagini anche quando leggi un libro, spesso che non sai più ma ho visto il film, ho letto il libro di quel romanzo, cioè quella storia là, perché quello che ti rimane non sono le parole, sono delle immagini. Allora lì mi viene da lavorare, fin dall'inizio la mia voglia era lavorare su quello. Il paesaggio con figure, quel film noiosissimo che tu hai citato prima come un film bellissimo, e io l'ultima volta che l'ho visto in un festival dove abbiamo fatto una personale completa volevo nascondermi sotto le poltrone, perché è un film di quasi 70 minuti, 65 minuti che potrebbe durare 40. Tanto sono tenute lunghe le inquadrature, però vabbè, quello fa parte. Beh, però Giulia in ottobre fa ha parte una sua di un mio armonia. Sì. In Giulia in ottobre, no, a proposito di sguardi, le due donne che guardano verso l'esterno. Ma in Giulia in ottobre lì ho cominciato un lavoro con gli attori, per esempio, che in Paesaggio con figure ancora non c'era. Mi interessava esclusivamente l'immagine. Infatti si chiama anche Paesaggio con figure, perché la storia proprio è quasi un pretesto, era un'idea per mettere insieme delle immagini. Era il primo film che faceva anche Luca Bigazzi, mi ricordo, mi ha fatto dei sopralluoghi pazzeschi per scegliere quell'immagine lì, quell'inquadratura lì e non un'altra. Stavamo delle ore a far rotolare una matitina su un tavolo perché volevamo che la macchina, cioè una cosa. Però per noi è stata una grande scuola, perché adesso non ci metto 2 ore a capire l'inquadratura per inquadrare un tavolo. Faccio molto prima, però, perché sono passato attraverso questo. Però allo stesso tempo, finché non trovo l'inquadratura giusta, non giro, insomma. E ci sono dei giorni in cui c'è poco tempo, devi essere un po' di fretta e non hai neanche il tempo di riflettere abbastanza su come girare, su se stare più vicini, più lontani, oppure più lontani con una lente più lunga, o più vicini con un grand'angolo. Perché non è tempo di provare magari le 2 cose, avresti bisogno di farlo, eccetera, che vai a casa magari che dici oddio che cazzo ho fatto, sarà giusto, cioè, se segui un intuito così, ma non hai a volte in inquadratura anche del paesaggio, in giorni a nuvole ci sono delle inquadrature degli esterni della città senza, sì, no, avulsi dalla storia, cioè come se tu avessi bisogno di una punteggiatura. E io ho visto questa cosa in L'area serena dell'Ovest, in Un'anima divisa in due, a un certo punto, delle inquadrature di Milano, che in questo caso Un'anima divisa in due, ma che è un certo angolo di Milano che può essere anche brutto, magari una fermata del tram o un pezzo di intonaco, in questo caso credo alla lezione di Antonioni, penso che ti abbia servito. Antonioni diceva si può fare un film da un pezzo di, guardando un pezzo di muro, no? Sicuramente. E le donne? Le donne
Lascio la mia parola a Paola, forse, se qualcosa. Ma da Giulia in ottobre, che è questo film che ho fatto nell'85, in cui avevo conosciuto nel film precedente Carla Chiarelli, Paesaggio con figure, nell'83. Nell'85 ho avuto la possibilità di fare questo filmino, avevamo 15 milioni in tutto, ce l'avevano dati in questo filmmaker, questo festival, che quegli anni dava, anche adesso lo fa, che però inizio aiutava anni, a produrre all'inizio degli anni 80, io ho fatto un lapsus, aiutava a produrre 90, dei cortometraggi, per cui c'era una selezione prima, 5 progetti sono passati e questi 5 progetti hanno dato 10-15 milioni, non ricordo bene, e ognuno di noi ha fatto, aveva spacciato per un film da mezz'ora, chiaramente non volevamo fare il film. Soldi, ed è quasi un'ora. Sottili, mi Soldi ha fatto Corsi Sottili, Chi Costella ha fatto Rosso di Sera, lo Studio Azzurro, Paolo Rosa ha fatto Lo Dottor Nanoff. Vabbè. E ho voglia di lavorare con lei su un personaggio femminile, non so perché, mi è venuto questo. E mi ricordo che all'inizio, infatti, i primi giorni mi trovavo quasi un po'. Spaesato, perché poi io credo che il rapporto tra un regista e i suoi attori, gli attori del suo film o le sue attrici, sia un po' quasi lo stesso di uno scrittore quando scrive, no, quando quello là diceva Madame Bovary, c'est moi, un pochino. Deve essere così, perché voglio dire, se tu lavori con Margherita Vuoi, con Lucia Maglietta, e stai lavorando su quella scena lì, e devi dirgli qualcosa a lei, cioè devi veramente cercare di entrare dentro a quel personaggio insieme a lei, perché se no gli dai delle informazioni, già lo fai mentre scrivi il film, per quindi poi arrivi lì con tutta una serie di informazioni che lei non ha, perché tu ci sei dentro da un anno. E insieme poi si dà vita a questo personaggio, chiaramente l'attore poi gli mette la parte fisica e la sua bravura e tutto il resto, però tu devi avere le idee, devi riuscire a dargli delle indicazioni. Quando ho iniziato la prima volta con Carla su Giulia in ottobre, mi sono sentito un po' strano, come se dovesse entrare in azione una parte di me, forse che ha una sensibilità più femminile, che poi è partita e non ha più smesso, adesso non ho... Interessante, il tuo femminile, bene. Poi credo di sì, cioè le donne mi piacciono in generale, femminile, questo è un però altro discorso. Acrobatico, quindi in, come in dire, toccare un'attrice è sempre più bello che toccare un attore, insomma. Quello va bene. E mi tocca. E parlare. Per ritornare al narrato del film, per quale motivo il cameriere, che è un personaggio ermetico, un personaggio chiuso, nascosto, decide di, cioè ha in mente il suicidio? In fondo ha un nipote e la direzione è quella. Lui in fondo ha un nipote. Ha un nipote, no? Esiste, sì. Un nipote lì, quindi lui è proteso verso il nipote, cerca di stargli dietro. Perché un personaggio così dovrebbe tentare il suicidio? Vabbè, c'è gente che si suicida anche con dei figli, non credo che ci... Il fatto di avere un nipote una dedizione completa, giornaliera. Perché è stata fatta questa scelta? Ecco, questo chiedevo. Ma è una scelta, guardi, questo film qui non è stato scritto assolutamente senza seguire le psicologie dei personaggi. E non era questo il nostro... Avevo fatto quello tutti gli altri film e stavolta ho detto, ma stiamocene fuori, chi se ne frega di sapere perché, per come, eccetera. La cosa bella è che lei arriva e li salva la vita in qualche modo. Questa è un'idea che ho preso da un romanzo di Joshua che si chiama Signor Mani, in un assolutamente altro contesto, perché era molto drammatico, però c'era questa all'inizio, nel primo sono tanti racconti legati insieme negli anni, vanno come indietro nella storia, il primo è ambientato oggi, il secondo è ambientato 100 anni prima. Sempre una generazione prima, tutti legati, perché si narra di questo, si chiamano tutti Mani di cognome questi. Questa donna arrivava a casa del suocero, cercava di entrare, aveva la chiave in realtà, però provava a suonare prima di entrare, poi tirava fuori la chiave e entrava, e questo si stava suicidando con una tapparella, lì in un contesto molto drammatico. E un giorno, lavorando con Doriana, quando lei, sul ritorno
di Rosalba, eccetera, proprio per, narrativamente, per far accadere qualche cosa tra di loro, far sì che il suo arrivo in qualche modo fosse un'invasione nella sua vita, ma allo stesso tempo qualcosa di, di buono, perché lei arriva in modo un po' invasivo nella vita di sto poveretto. No, poi dopo quando la trova che sta alla, passando l'aspirapolvere dappertutto, è sempre un po' lui che reagisce sempre dicendo: ma questa che vuole da me, perché viene qui? È venuta fuori quest'idea qui, poi chiaramente quest'idea qui è messa nelle mani di Paola, è lievitata ed è diventato che si stava suicidando con una cosa da ormeggio, che quando me l'ha fatta vedere ho detto: no, che quella non era in sceneggiatura, quella poi è la, la scenografia che interviene. Non ricordo. Mentre la signora cosa voleva dire? Hai visto con che cima da ormeggio si vuole impiccare? Che non so, un elefante poteva impiccare. Ti volevo chiedere di due momenti diametralmente opposti. Uno, la fase della sceneggiatura. Prima dicevi che tutto era partito dall'idea iniziale, più che dal plot generale, cioè immaginiamo una donna lasciata sola come è nel film su un autogrill e poi immaginiamo lo sviluppo del film. E quindi volevo sapere nello sviluppo della sceneggiatura quali erano stati i nodi da risolvere che vi hanno impegnati di più, e poi diametralmente opposto volevo sapere il momento in cui avete finito il film e stavate in attesa che uscisse nelle sale, qual era la vostra sensazione, se aspettavate il successo che poi ha avuto? No, e che tipo di reazione poi avete avuto invece di fronte al successo è stato? Ma assolutamente no, la reazione è che sono contento che fosse il mio quarto film e non il mio primo, perché cioè capisco quelli che vanno un po' fuori di testa se hanno successo, perché è dura, psicologicamente molto dura. Cioè proprio mi ricordo la prima volta che mi è successo in vita di svegliarmi alle 6 di mattina e non riuscire più a dormire, è come se l'adrenalina viene fuori, ti senti continuamente bersagliato da gente che ti chiama o per farti complimenti o per farti l'intervista o per invitarti di qui o per invitarti, cioè non riesci più a... E quindi fosse successo al primo film, per fortuna non è successo, sarei stato molto meno preparato da questo punto di vista. Nessuno si aspettava che avrebbe avuto questo successo, che poi non è stato solo nazionale ma internazionale. In Germania è incassato addirittura più che in Italia, in America, Bread and Tulips, in Australia. Da allora per me è molto più semplice distribuire i film all'estero. Cioè ogni mio film, anche l'ultimo, è in America, è in Australia, in Nuova Zelanda, insomma, vabbè. Quindi, a parte la Francia, che lì solo Palais Tulipani l'hanno chiamato Pen Tulipe Comédie, gli unici che hanno cambiato il titolo, e non è andato niente bene. Ricordiamo che vince 9 Davide Cassato, Donatello e 5 Nastri d'Argento, quindi sbanca lì, il 2001. E lì è un problema, non so, tutti i miei film, pure quello fatto in mezzo in francese che è Brucio nel vento, quello successivo, non sono stati distribuiti, non so, non chiedetemi perché non ho ancora capito. Sulla sceneggiatura, ma è un po' difficile parlare perché insomma è passato un po' di tempo ormai, quasi 10 anni, quindi i nodi da risolvere, insomma, poi alla fine sono sempre più o meno quelli che ti devi dare. Qui in questo caso era la prima volta che avevamo a che fare con una commedia, quindi e non volevamo entrare nei psicologismi, quindi tenersi fuori da questa cosa qua è stato un po' difficile all'inizio, mi ricordo. Ogni tanto a turno io e Doriana ci dovevamo dire: no, ma non pensiamo in questi termini, pensiamo in altri termini. E vabbè, il primo nodo è stato quello: ma perché lei non torna? Perché non torna? Decide, la prima volta saliva sul treno, poi scendeva, la seconda volta, poi alla fine abbiamo detto che correva per prenderlo e il treno però era in ritardo, però in realtà arriva in ritardo, insomma si dimentica che deve prendere un treno e non è che abbia molto da fare, gira per Venezia, quindi insomma ci sembrava la cosa più giusta, no? In qualche modo inconsciamente decide di perdere quel treno. E poi, vabbè, i soliti nodi. Il finale alla fine è venuto fuori abbastanza semplicemente, ma è un caso molto raro. L'ultimo film ci ho messo quasi un anno a scrivere il finale. Se...
Silvio, rispetto a quella generazione di cineasti o al cinema degli anni 90, è quello che mi sembra che abbia più interesse verso questo rigore, come se ogni inquadratura fosse, mi sembra che lo dimostri anche la sua analisi, sia mai casuale, sia come un fatto etico, adesso non voglio enfatizzare troppo, ma capite quello che voglio dire. Sai, ad esempio, quando si parla di Moretti, ad esempio, si dice Moretti non gira, non gli interessa girare bene, non c'è un'inquadratura di Moretti, magari la stanza del figlio sì, ma mentre in Soldini sì. E invece la generazione successiva, quelli ahimè un po' più giovani ormai, i Soldini, i Garrone famosi e i Sorrentino che hanno vinto a Cannes, sono molto coscienti di questa cosa, dicono la forma prima, no? Cioè, a noi interessa la forma cinematografica, il cinema, più che il contenuto. Il contenuto era in questo senso. Silvio mi sembra pioniere in questo tipo di ricerca formale, che forma significa anche contenuto, ovviamente. L'ultima cosa che vorrei suggerire agli spettatori, e che mi piacerebbe un'ultimissima risposta da Silvio, è che anche nella commedia che avete visto, o in Agatha la Tempesta, a maggior ragione in tutte le donne, in tutti i protagonisti precedenti, c'è però uno spleen, cioè anche in questa commedia dove si ride, però c'è un'ansia di vivere, un'infelicità di sottofondo, che sia espressa Giulia in Ottobre, che sia più ironica, più sorridente, ma c'è questo. Mi sembra che una caratteristica sia lo spleen dei personaggi, cioè il non essere capaci di essere felici, l'infelicità che è qualcosa comunque che sfugge, che magari si cerca disperatamente, da cui si fugge con un viaggio, eccetera. Sì, ma perché credo che sono tutti un pochino alla ricerca di un mondo diverso dove vivere, no? Poi alla fine anche questi qui, in questi personaggi da commedia, il fioraio vive in un mondo tutto suo, cioè si è costruito lui un suo mondo, un mondo in cui può trattare di merda pure i clienti, insomma. E magari però buttarli fuori perché non sanno. È fantastica da ammazzarsi comunque. Eh? È fantastica da ammazzarsi. E Fernando è un altro che si riferisce a un mondo un mondo quasi la cavalleria, no? Cavalleresco, in cui ci si dà del lei, in cui si parla in un certo modo, in cui anche quando ci si altera, comunque non ci si dice che cazzo vuoi, esci di qui. Cioè, questa è la cosa che ci affascinava, e questo è quel messaggio che loro portano poi alla fine. Bene, allora, caro Soldini, la ringrazio, andiamoci da lei, e ringrazio l'ANAC per questa bella serata, e alla prossima, quindi a proseguire. Un grande augurio a Silvio per il prossimo film. Thank you.